Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Dai materiali qui sul tavolo potete già capire cosa andremo a realizzare insieme in questo video, ovvero un pettinino. Uno l'ho già realizzato, ve lo mostro, eccolo qui. La lavorazione è molto semplice e io ho preferito lavorare direttamente sul pettinino per ottimizzare i tempi e poi per far sì che la lavorazione rimanga più salda, più stabile possibile al pettinino, appunto. Questo è il retro. E in questo modo ho cercato anche di ridurre, lavorando sul pettinino, al massimo la visibilità del filo. Poi, ovviamente, esistono tanti pettinini diversi, quindi l'importante è capire come realizzarlo e poi sarete voi a decidere, ad esempio, il numero di rocaille da inserire. Il mio pettinino ha 20 dentini, ho lavorato un dentino sì e uno no. Ad un certo punto, però, mi sono trovata costretta a lavorare due dentini vicini. Altrimenti, lavorando uno sì e uno no, uno sarebbe rimasto senza. Poi, comunque, durante il corso del video vi spiegherò quando dovete lavorare i due pettinini vicini, i due dentini vicini. E tra l'altro, neanche si nota che sono vicini. E adesso i materiali li avrete già capiti quali sono. Comunque, ve li dico e ci mettiamo subito al lavoro. Allora, ci serviranno delle rocaille Miyuki 11.0, delle rocaille Miyuki 15.0, dei cipollotti 6x4 mm e delle perle da 4 mm. Volendo potete utilizzare al posto dei cipollotti 6x4 anche perle da 6 mm, al posto delle perle da 4 mm anche dei bigone da 4 mm. Poi io sto utilizzando un ago extra fine della Miyuki, il filo Farline da 12, tagliate un bel po' e poi ovviamente il pettinino che fa da base. Allora, come prima cosa dobbiamo entrare in un dentino, nel primo dentino del pettinino, in questo modo, da fuori verso dentro. Io ho tagliato un bel po' di filo, quindi a questo punto prendo due rocaille 11, il cipollotto. E 2 rocaille 11. Quindi questa sequenza, 2 rocaille 11, un cipollotto e 2 rocaille 11. E mi inserisco nuovamente qui nel dentino. Adesso questa sequenza che abbiamo inserito deve rimanere sul davanti. E sul retro dobbiamo prendere 4 rocaille, quindi 1, 2, 3 e 4. Tenete sempre bene, aiutatevi con le dita a tenere il filo finché non facciamo i nodini, quindi 4 rocaille e con queste 4 rocaille ci inseriamo qui. In tutta questa sequenza, poi rientriamo nel dentino e tiriamo. Dobbiamo accertarci che comunque queste due rocaille con il cipollotto e queste rocaille restino sul davanti. Qua possiamo aiutarci, le portiamo magari dietro. Poi entriamo in queste, giro il lavoro, entriamo in queste rocaille, ecco, questo è il filo in eccesso, cioè non è facile per me lavorare con la fotocamera davanti, quindi entro in queste rocaille, devo fare in questo modo, poi le altre rocaille le aggiungo dopo. Per il semplice motivo che altrimenti poi stanno troppo larghe. Invece facendo in questo modo no. Quindi sto uscendo da tolgo, poi prendo l'ago, mi inserisco in quest'altra estremità in modo da congiungere i fili e fare i nodini. Ecco. E dentro qui in queste rocaille, in
in modo da fare i nodini. Tiro bene e faccio i nodini. Ecco qua. Tiro per bene. Adesso che ho fatto i nodini, riprendo l'altra estremità del filo, questa, quella più lunga, mi reinserisco nel lago. Ecco. A questo punto cerchiamo di non incontrare l'altro capo del filo. Esco da qui, entro in queste rocaie e prendo 4 rocaie. 2, 3 e 4. Quindi 4 rocai 11 0 e mi inserisco qui. Ecco. In questa sequenza davanti. Tiro bene. Rientro in queste 2 rocaie, sempre sul davanti. Nel dentino fino ad uscire adesso dalla sesta rocaie. Quindi dalla sesta, qua sono nella quinta, devo entrare anche nella qui. Quindi da 6 rocaie, il filo in eccesso mi raccomando non tagliatelo perché poi alla fine ci ricongiungiamo a questo così da chiudere per bene il lavoro proprio alla fine. Lo so che è un po' fastidioso durante la lavorazione, però resistete. Quindi vi ripeto, usciamo da 6 rocaie. Ecco, usciti da queste 6 rocaie, dobbiamo prendere 2 rocaie 11 0, un cipollotto e 2 rocai 11 0. Quindi 2 rocai, un cipollotto e 2 rocai 11. Giro sul davanti. Quindi saltiamo un dentino e mi inserisco nel terzo in questo modo. Quindi dobbiamo saltare al momento un dentino. Dobbiamo stare attenti, le rocaille non devono andare sul retro, queste, ma si devono mantenere sul davanti. Quindi, qualora vadano sul retro, le riportiamo sul davanti. Ecco. A questo punto, sul davanti, si è andata a posizionare così la sequenza. Se avessi fatto tutti i dentini, sarebbe venuto un po' stretto. Quindi, ci ritroviamo sul retro. E sul retro prendiamo 8 rocai 11 0 2 3 4 5 6 7 e 8. E adesso il lavoro va spedito tranquillamente. L'inizio potrebbe essere più difficile, tra virgolette, quindi 8 rocaille e con queste 8 rocaille ci andiamo ad inserire qui sul davanti.
cipollotto e rocaille nel dentino in modo da ritrovarci sul retro. Ecco. Così. Poi, una volta che ci ritroviamo sul retro, dobbiamo uscire da 6 rocaille. Facciamo attenzione qui a come si posizionano. Quindi da 6 rocaille, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi tutte e 6 queste rocaille. Perché dobbiamo fare lo stesso passaggio. Ecco qui. Poi distanziamo per bene, quindi usciti da 6 rocaille, dobbiamo fare la stessa cosa, usciti da 6 rocaille. Quindi il davanti è così, sul davanti devono restare 3 rocaille, cipollotto e 2 rocaille. Quindi usciamo da 6 rocaille e prendiamo la stessa cosa. 2 rocaille 11, cipollotto, rocaille 11, 2 rocaille 11. Cipollotto, 2 rocaille 11 e ci andiamo ad inserire saltando un dentino in questo. Mi raccomando, vi ripeto, questa sequenza deve restare soltanto sul davanti perché può capitare che qualche dentino sia, ecco, come questo larghino e magari la rocaille tende a scendere e noi la riportiamo sul davanti. Adesso sul retro. Sul retro usciti da qui prendiamo 8 rocaille, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 rocaille, 8 e ci andiamo ad inserire qui sul davanti. Entriamo anche nel dentino, tiriamo bene. Giriamo il lavoro. Ecco qui. Sistemiamo bene. E poi entriamo in tutte e 6 le rocaille. In tutte e 6 tiriamo e così dobbiamo fare fino a completare tutto il giro, però ad un certo punto vi dirò quando dovrete inserirvi in due dentini vicini. Quindi io continuo, quando sarà il momento di lavorare due dentini vicini ve lo dirò. A tra poco. Allora, se i dentini sono dispari, ovviamente questo problema non si pone. Però dal momento che i miei sono pari, io sto uscendo da questo dentino e a questo punto mi inserisco nel dentino vicino senza saltarne uno, in modo che poi alla fine arrivo giusta, ecco. Perché farlo verso la fine potrebbe notarsi, invece in questo modo no. Quindi sto uscendo da questo dentino. Senza saltarne uno a questo punto, mi inserisco direttamente sto uscendo dal quindicesimo dentino, mi inserisco direttamente nel sedicesimo, quindi in quello vicino senza saltarne uno. E poi alla fine continuo come ho fatto, saltandone uno, quindi poi mi inserisco qui e poi qui. A tra poco. Ecco qui, adesso ho terminato questa lavorazione.
Entriamo in tutte le rocaille questa volta. Ok, fino ad uscire da, ecco, dal cipollotto. È usciti dal cipollotto, dobbiamo prendere rocaille 15, perla, quindi rocaille 15, perla. Rocaille 15, quindi allora rocaille 15, perla, rocaille 15 e ci inseriamo qui nel cipollotto da sotto verso sopra. Adesso usciti da qui, da questo cipollotto, prendiamo la stessa sequenza. Rocaille 15, perla, con queste perle mi devo aiutare io, ecco, e a un'altra rocaille 15, quindi rocaille 15, perla, rocaille 15 e ci inseriamo nel cipollotto, sì, entriamo anche nella rocaille 11. 15, scusate, vicino alla perla. Proprio perché adesso dobbiamo uscire da questo cipollotto e dobbiamo fare la stessa identica cosa. Quindi ripetiamo, rocaille 15. Perla da 4, rocaille 15, quindi rocaille 15, perla, rocaille 15, usciamo da questo cipollotto ed entriamo in questo cipollotto e ancora rocaille 15, perla. Rocaille 15, quindi rocaille 15, perla, rocaille 15 e ci inseriamo nel cipollotto. Entriamo anche nella rocaille 15 successiva, nella perla, nella rocaille fino ad uscire dal cipollotto. Quindi questa volta usciamo dal cipollotto verso il basso, una volta verso sopra e una volta verso sotto, così, e dobbiamo ripetere questo passaggio fino a raggiungere questo cipollotto, quindi a tra poco, dopodiché non ci resta che congiungere i fili. Ecco qui il nostro pettinino terminato, credetemi, è davvero super semplicissimo da fare. Io se non avessi dovuto girare il tutorial ci avrei messo ancora meno tempo. E poi sono arrivata alla fine, poi ovviamente congiungo i due fili, così sono sicura che il lavoro è ben saldo. Io mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Faccio rivedere anche l'altro. Quindi io al momento vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!